È una presa in giro enorme, perché se lei pensa che questi qua sono quelli che dovrebbero prendere, sono profughi, quindi devono avere lo status di rifugiato politico, Sì. d'accordo? Deve essere certificato che scappano dalla guerra, che sono, lo sappiamo, sono una parte minimale dei clandestini che arrivano sulle nostre coste. Significa che in realtà questi paesi, quelli che hanno deciso poi di Sì. accoglierli, prenderanno una parte, che è quella minimale, ma i clandestini ce li lasciano tutti quanti in Italia. Questo deve essere chiaro ai telespettatori, perché altrimenti ci vendono per l'ennesima volta l'ennesimo accordo truffa che prende in giro i cittadini italiani come se fosse la panacea di tutti i mali. Cari italiani che ci state ascoltando, i clandestini rimangono in Italia e una parte dei profughi certificati va in Europa. Poi scopriamo un'altra cosa: siccome ci dicono gli amici del PD che noi dobbiamo sottostare alle regole internazionali, non si capisce per quale motivo invece ci siano alcuni paesi che si permettono il lusso di rifiutare gli accordi internazionali. Per quale motivo solo l'Italia deve attenersi scrupolosamente agli accordi internazionali? A casa mia un accordo è tale se viene rispettato da tutte e due le parti, non se lo rispetto solo io, altrimenti faccio la figura del pirla. Primo elemento. Secondo elemento, è bene che i cittadini, soprattutto quelli che sono in piazza, che stanno protestando, sappiano che laddove ci sono sindaci della Lega, noi piantiamo i piedi per terra e non ci spostiamo di un millimetro, tanto che sono costretti a rimuovere i prefetti e sono costretti a spostare i clandestini, come è successo a Quinto di Treviso e come succederà a brevissimo a Padova con la Tendopoli. Noi piantiamo i piedi e non arretriamo di un metro. Questo lo devono sapere i cittadini. Avere un sindaco leghista o avere un sindaco del PD cambia la vita ai cittadini.